Bentornati a quest'oggi video così breve, diretto. Ci andiamo a fare una bella partitozza qua nella League Challenge. Andiamo a vedere che squadra possiamo schierare. I miei stanno tutti bene. Poco fa abbiamo giocato, abbiamo perso come i polli. Abbiamo perso 5-1. Il nostro avversario ha fatto esattamente 5 tiri, 5 gol, quindi si era drogato. Vediamo sto nostro avversario, anche lui è l'Elite 2, 776, un 61% di vittorie, 16 vittorie di fila, e questo è molto pericoloso direi. Ma noi iniziamo così, iniziamo di senza pensarci tanto, raga, lo perdiamo, cominciamo. Non ce ne fotte un cazzo. Niente, facciamo sta partita proprio a Pasqua. Perché tempo. Ieri non ho avuto tempo. Solo fatto un po' di match day così. Ho fatto match day fuori mic. Devo. La serenità ideale. Speriamo di non prendere solo gli schiaffi. Questa partita è stata One glance and you know where we are. It is one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. And boy, does it matter the occasion. We have already started here. Forlan. Who do you pick out as Forlan, the telling individual today? My vote's going to Diego Forlan. Va bene ragazzuoli, abbiamo capito. An enormous amount of work for his team. Poi andare a prestare avuto quelle 5 occasioni che l'hanno messo sicuramente il difensore più importante della Manchester United bruciare questo scatto tactician. What do you think presente. Of it, Jim? Well, presente if ever there was a manager, Peter, who could Roberto shake Carlos, up this dressing room, it's him. He doesn't settle for second best. It's good progress he's made on the ball. Valle. Where to next? Rashford, poi si gira male. Domenica si addormenta, strano per lui addormentarsi. Ma questi sono i poteri, diciamo, delle cose. No, vediamo. He's played it through. Mettiamo in mezzo per Rashford! Cari morchio di testa! Sbertuccia così il portiere! Si fa un baffo del portiere! Ma ragazzi, andiamo a mettere un attimino in difesa! Bravo, grande! Grande beautifully. Grande! As contact goes, that was tremendous. Ancora, and it helped him to direct Forlan, proprio il super tiro! Si oppone il portiere, mannaggia! Goes looking. Si oppone. E poi Rijkaard, la nostra roccia. Ancora. Forlan. He's got the ball. Faccio la barba al palo. Faccio la barba al palo. Bella azione. Il nostro avversario non corre ancora a riprare. Sta prendendo soltanto sonori schiaffi. And he has been fouled. Ah, fallo per l'avversario. Esattamente chi ha spinto chi? No, ma che cazzo. E poi mi si rincoglionisce la difesa, ovviamente. Queste botte di lato. Gol. E raga, mi si è rincoglionita la difesa con quella botta di lato. Va fatta apposta. That was glorious. Pinpoint accuracy. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. Fuori gioco, una volta l'ho messo seconda punta proprio per non farlo andare in fuori gioco, ma Rummenigge sta sempre. That has certainly made things interesting. Cazzo, lo devo mettere. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you take back again. Rummenigge
che stavolta non si trova in fuorigioco, incredibilmente. Possiamo sbertucciare il portiere per la seconda volta. Corriamo indietro, corriamo indietro. Grande forza Raida, da una spallata. Bravo Gilberto, fatti valere, falla sentire sta presenza. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Ma cazzo, ma quando attacca lui per forza si devono bloccare ste cazzo di questa connessione, ma solo quando attacca lui? Così io non mi posso difendere? Almeno non mi posso difendere bene, perdo il tempo. And it's fallen. Ma di che te la sistema? E la sbattocchia dentro! La sbatacchia dentro! 3-1 per la Nova Academy. Grande Rummenigge, grande movimento di Rummenigge, ma soprattutto grande presenza del Rummi. Ricordiamo Rummenigge, il nostro beniamino, che ha appena stretto un contratto di sponsorizzazione con la Pasta Rummo. Irwin, spezzati la gamba, Irwin, dai. E Rummenigge! Ma vaffanculo. Forlan, vai, arrovesciati! E lì poteva andare meglio. Beckham. Non si sa perché Beckenbauer è stato più veloce del buon Roberto Silva. So che con i piedi non sei fortissimo, ma comunque. Era Ashford! La prova al volo, prova a deliziare il pubblico con un bellissimo tiro che prova la tribuna praticamente. 36esimo, 3-1, il nostro avversario per ora ha avuto soltanto una palla a gol e l'ha sfruttata. Palla a gol tra l'altro in pieno lag. Grande, grande! Raga, io ve l'ho detto, io con i punti football mi prendo Casillas, perché a me sinceramente il Casillas che ho ora mi piace da morire. Mi piace veramente da morire. Rummenigge corre, chiede una triangolazione a Irving e poi sparacchia. Grande, ragazzo. No, mamma mia, sì, abbiamo fatto tipo tre cazzate in una. E minchia, perché Pasqua c'è il 3-1? Fai tre cazzate, prendi un gol. Grande Rijkaard. Quel cazzo di angolo maledetto, almeno non è calcio d'angolo. Ecco qua la botta di lag. Allora la partita, raga, non lagga, cioè realmente non lagga. Grande movimento, purtroppo il passaggio un po' impreciso, poi Rummenigge che intercetta questo pallone. Il nostro avversario non è bravissimo, diciamo, nei disimpegni. Prova un lancione, Irvine, il nostro pilota di Formula 1 è Irvine, è là che controlla. Ebbene raga, abbiamo fatto 8 tiri di questa in porta. Ricordo che noi stiamo usando Trippan, lui invece sta con Grosso. Grosso purtroppo di Grossi manca farlo apposta. Ha dei grossi problemi secondo me in difesa, perché concede veramente troppo. Sarà che ha difesa decisa. Ora non vi so dire esattamente cosa vuole le istruzioni di Grosso, ma a me non hanno mai fatto impazzire. Deve provare un lancetto. Hakimi. Allora, io ora non ricordo veramente se Grosso ha realmente difesa decisa o no. Ma comunque. E qua me la mette, sicuramente. Due gol, va benissimo.
thing of beauty, curled in effortlessly. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. Lì dovevo tirare una bomba con Rummenigge, ma sono stato troppo altruista. Bella, bella palla. Cristiano Ronaldo. Messi. Chance! Dobbiamo cercare assolutamente di fare il 4 a 2. Quello era fallo. Ed ecco qua, sempre quando meno la vorrei, la botta di Luck maledetta, che poi mi fa ricordare anche il portiere, che anche se quel tiro era una ciofeca non la prende bene. He's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Forlan tries to get it forward quickly. Bravo, così sbaglia. Rashford. Ma stupratelo pure. And here's Messi. Cruyff. Well read, he sorted that out. Beckham plays it forward. Vabbè, off the ball. Prendilo pure a cazzotto. Good idea, just poorly executed. Cuts it out. Prendetemi pure a cazzotti. Movibile. Forlan. Oh, look who's there doing the defending. Fallo. Challenge, but well within the laws. Siamo 62esimo, aspettiamo qualche minuto per mettere il buon Owen. Grande, lui mi regala la palla. Forlan, Puyol. Ah, Puyol si trova dove non doveva stare. Vieira. Ah, vabbè. Beckham si fa passare la palla. Sotto i piedi. Ciao Ronaldo. Hakimi. Hakimi. And here's Messi. Un passo. Passi, cazzo, non passi! Forza Rashford, proteggimi la sta palla. Ah, finalmente, ti sei deciso? Ok, raga, Rashford fuori, Owen, riserva di lusso. Owen, sempre decisivo, anche se secondo me è meno decisivo di Rashford has been withdrawn here, but he's certainly made his mark. Che successo, yeah, he'll get a good ovation for his contribution. Ma che I'm not so sure why he's leaving us though. There's no succede? Obvious sign of injury or fatigue. Vai così, spazza. Well, it's good stuff. This is better. Jim, there's not too much subtlety or sophistication cazzo, about this. It really is a question of needs must. Well, there's no two ways about it. This is what sarà il gol. Lui ha fatto tutta la partita forse tre azioni. Sai che io in questo secondo tempo non ho fatto un cazzo. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. Lanciamo. Come we have ourselves a real game here. La sua difesa è diventata magicamente impenetrabile. With such great individual talent on show, it could go either way. Passaggi fai. And here's Cristiano Ronaldo. Eccolo qua, Vieira. Meno male che Vieira c'è i piedi quadrati. Meno male, cazzo. Meno male. Should have put that away. Vieira fully appreciates that. He could have won it then. And now he'll be all the keener not to lose it. Che torna inesorabile. Oh, what a put. Neymar! Sì, vabbè. Devo segnare. Mi dispiace, non si va. Granista. Allora, ma cambia il battitore. Devo mettere la tacchetta sopra. Shapes to shoot! Good challenge. And second time! Porca puttana, ma che cazzo fate? Ma che cazzo fate? Perché tutta sta passività, maledetti? Direi che andrei a fare anche un due cambiamenti. Facciamoli allora. Abbiamo Cruyff, che mi sembra abbastanza bello, invigorito. E poi mettiamo Pickford. A centrocampo abbiamo un rinforzo.
battaglie. Ecco qua che si blocca, maledizione. Maledizione, questi cazzi di lag. Full marks for their attitude and application in trying to win this. It means lo dico, sto fottuto là. Tutti i gol che ho preso c'è stato il lag, raga. Tutti i gol che ho preso c'è stata quella punta di lag. Ma com'è possibile? A me invece so we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And it's Neymar. Maldini. Maldini intercetta and the weighted pass. This is good ball retention and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Cosa cazzo torni indietro? Maledizione, cosa torni indietro? Ma dai, ma ridicoli. Campbell, invece di fare il passaggio di testa, invece di fare un bel passaggio di testa. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Per correre, per fare un passaggio? No, vero? No, passaggio. Hakimi. Messi. Vabbè, vabbè, lui praticamente tutta la partita ha fatto It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Cristiano Ronaldo really showed good strength there. Held his man off, didn't let himself get bullied and got his effort away. Maintain control. Manchester United could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Yeah, looks very much like the final nail in the coffin for me, I have to say. Prende pure per il culo. Beckham. Yeah. Now it's Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. E nel secondo tempo la squadra non ha giocato, non ha fatto il tempo. Manchester United have thrown it away. In their grasp, ditemi se è normale. Se noi al primo tempo abbiamo finito facendo 8 tiri di cui 6 in porta, secondo tempo abbiamo finito facendo 8 tiri di 6. Cioè lui ha fatto tutto il secondo tempo 6 tiri, ha fatto 10 tiri praticamente, ha fatto tutto il secondo tempo. Raga, che dire, primo tempo da leoni, secondo tempo da coglioni. L'unica cosa che mi viene in mente, il lag secondo me fa sti scherzetti. Primo tempo l'abbiamo dominato, potevamo vincere anche 4-5-0. Secondo tempo non abbiamo fatto praticamente nulla, praticamente nulla. Qualcuno mi spieghi come può una persona con le stesse mani, la stessa squadra, lo stesso allenatore un tempo fare benissimo, il tempo dopo fare schifo? Qualcuno ha una risposta oltre al voodoo? Non so cosa possa essere. Comunque ragazzi, ho dimenticato ad augurarvi buona Pasqua, anche buona Pasquetta. Questo video uscirà per Pasquetta, quindi che dire ragazzi, un abbraccio. Ditemi la vostra su queste partite, se ho giocato così male da meritarmi questa remontata, ditemi voi. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio, ciao ciao.